Secondo Time, mercoledì 18 marzo 2020, quest'oggi parliamo di assemblee online, periodo di Covid-19, e da qui sostanzialmente nasce questa idea di discutere di questo argomento. Sono qui con me, siete qui con me tantissime persone, ma soprattutto io vorrei dare il benvenuto alla dottoressa tributarista Sabrina Pastrello. Ciao Sabrina. Ciao, ciao, ciao a tutti. Immagino che sei da casa, da che comune, dove abiti? Facci sapere, sappiamo dove è il tuo studio, ma dove abiti? Sono abito a Novara, Capitano. città Poi, abbastanza, anche colpita, lei è diciamo, abbastanza ahimè. colpita al momento, sì. Un abbraccio virtuale a tutti i tuoi concittadini. Un saluto invece dal profondo sud all'ingegner Stefano Pellegrino. Buongiorno a tutti. Tu esattamente da che città? Da Rende. Ah, la dovrei conoscere. Invece un altro saluto, torniamo al nord, all'architetto Emiliano Marino, che invece, dove sei? Dallo spazio? I Ciao a tuoi mi, tutti. dove sono? Ciao a tutti. Sono a casa, che è il posto giusto dove stare, e Bravissimo. questa casa si trova a Castelletto Ticino sulle sponde del Lago Maggiore. E l'ultimo, ma non ultimo, benvenuto lo do all'avvocato Peter Luis Geti, vediamo se mi sente anche lui, che è collegato, ve lo dico io, intanto che riattivo il microfono, è collegato da Pisa. Saluto io intanto Peter. Ciao Peter. Benissimo, perché sono qui questi personaggi? Perché non avevamo nulla da fare, no, perché lì secondo time, il mercoledì dalle 11 alle 12, erano i primi mercoledì dei primi mesi del 2020, abbiamo detto per gennaio e febbraio ci sarebbe stato il secondo time e poi si sarebbe visto. Beh, come detto mercoledì scorso, per tutto il periodo di secondo time è terminato, ma per tutto il periodo dell'emergenza Covid noi vi terremo compagnia ogni mercoledì dalle 11 alle 12 in modo assolutamente, assolutamente gratuito, e ogni volta con degli ospiti qui che ci racconteranno quel che stanno facendo. Amo, noi prima di parlare di assemblee online ci avevamo anche un po' parlato con i nostri colleghi, ma tenevamo sempre videoconferenze, sempre webinar con clienti, partner, fornitori, da sempre, dal primo giorno. Come condomani, dal primo giorno della fondazione dell'azienda, si parla oramai del 2013, noi abbiamo impostato da sempre il lavoro in remoto, cioè la nostra filosofia è che ognuno dei nostri collaboratori, ovvero dipendenti, sostanzialmente dipendenti, potesse lavorare ovunque nel mondo, da dove preferisse e in qualsiasi orario volesse, fermo restando che per assistenza clienti servono chiaramente degli orari diciamo di lavoro. È chiaro ed evidente, per quello non si può fare a meno. Per il resto, indipendentemente dagli orari, non vi erano vincoli di luogo. Trovate ogni tanto delle foto nostre che lavoriamo dalla Sila, che è una montagna calabrese, trovate delle foto nostre che lavoriamo da qualche altra parte, ma non ci interessa sostanzialmente dire dove lavoriamo, ci interessa a noi, uno stile di vita, così. E oggi, in emergente coronavirus, questa cosa sostanzialmente è evidente ed è normale, solo che con le differenze che si lavora sostanzialmente da casa. Per poter lavorare da remoto abbiamo sempre utilizzato meccanismi di conferenze, di videoconferenze. E un approfondimento su questo che sto dicendo, perché ora non mi dilungo su questo tema, lo troverete a breve su un articolo, non so se è già uscito, sul blog di Condomani, blog.condomani.it, un articolo a cura della mia collega Federica Stiosseo. Ora, così come nel 2013 amici, magari parenti un po' più avanti con l'età, ci dicevano: ma tu davvero lavori? Dov'è il tuo ufficio? Sembra che non lavori. La stessa cosa sta iniziando a succedere con le assemblee. Perché non sfruttare questa tecnologia con le assemblee condominiali? Ci siamo chiesti. Siamo tutti fermi. L'altra volta abbiamo ricevuto un'email da un amministratore, che chiaramente non cito, che evidentemente non usa condomani, dove abbiamo una residenza, dove non comunque non abitiamo, ci dice: no, l'assemblea è stata rimandata alla fine del periodo del coronavirus. Va bene, ci sta, perché comunque dal decreto legge, questa è la verità, e la maggior parte degli amministratori in Italia, anche forse la maggior parte dei nostri clienti, stanno facendo così. Però c'era un fatto particolare, c'era la vendita di un'abitazione dell'ex portiere, diciamo dell'ex abitazione del portiere, in cui era arrivata un'offerta commerciale. Beh, se non credo che già siamo in tempo di coronavirus, magari l'offerta era buona, ma il venditore dice: ok, ho fatto l'offerta, però poi forse cioè, non ci sono soldi, si va in.
caspita, facciamo l'assemblea, proviamo questa vendita, non aspettiamo per 3 mesi che l'offerta magari prima, non so il prezzo, o almeno lo so, non lo posso dire, prima era 100, poi diventa 90. Ecco, per queste altre assemblee forse è da riunirsi e da discutere, non bisogna andare avanti, ma soprattutto anche magari per le assemblee semplici. Poi vedremo se è meglio, se è peggio. Le persone che sono qui collegate con me ci daranno chi un aiuto legale, l'avvocato Getti, chi invece ci racconterà come sono andate le loro assemblee online. Per cui non parliamo di fare forse in futuro assemblee online, oggi parliamo di come sono andate le prime assemblee online, come sono andate le condo assemblee. E proprio per questo io per primo faccio intervenire l'ingegnere Stefano Pellegrino, che è stato il primo a fare una condo assemblea, per chiederti giusto una cosa al volo, sostanzialmente. Facci sapere innanzitutto come è andata. Buongiorno a tutti innanzitutto. Niente, diciamo che il condominio particolare nel quale abbiamo fatto l'assemblea è un condominio dove l'età media torna ai 65 anni, c'è qualcuno un po' più giovane, ma principalmente sono tutti un po' più grandi. Qualche problemino di natura tecnologica l'abbiamo avuto per riuscire a connettere tutti, fargli capire come poter partecipare e via dicendo, ma una volta partiti è andata abbastanza liscia, diciamo. Siamo riusciti a comunicare a tutti, tant'è che, come fra l'altro è scritto pure su Facebook, sul post, c'è qualcuno che era di lontano, che non ha partecipato quasi mai all'assemblea. Sì, questo te lo chiariamo poi fra un attimo e ci fai sapere nel dettaglio. Ahimè, per fortuna non sono io che scrivo su Facebook, diciamo, quando esce il nome condomani, se scrivessi io tutti quanti scapperebbero, ma sono i miei colleghi che si occupano di questo. Quindi la tua assemblea sostanzialmente in Calabria, e lo dico subito perché è una delle prime cose, dei primi commenti che ci è arrivato: sì, ma queste cose funzionano al nord e non funzionano al sud, queste cose funzionano nel mondo, punto. Il mondo è uno, non vi è differenza. Dopodiché è chiaro, c'è dove magari arriva la tecnologia, c'è dove ahimè non arriva la tecnologia e magari non arriva nemmeno internet, quindi chiaramente possiamo fare dei distinguo, ma l'Italia in questo momento è una sola. Così come ci affacciamo alle finestre e cantiamo l'inno nazionale perché ci arriva una notifica su WhatsApp, evidentemente vedremo se le persone sono in grado di partecipare a un'assemblea online o no. E allora faccio la domanda alla dottoressa Sabina Pastrello: perché avete sostanzialmente deciso di non rimandare la vostra assemblea? Potevi stare con i figli a casa, a marito, eccetera eccetera, invece ti sei fatto vedere a casa dei condomini, cercate di rimandarla questa assemblea, perché no? Perché a noi non ci piace fermarci, volevamo proseguire nel nostro lavoro senza creare, diciamo, delle difficoltà anche nelle valutazioni che dovevano essere fatte dai condomini. Abbiamo voluto proseguire il nostro lavoro in maniera efficiente come... Ti ho perso un attimo l'audio e quindi proseguo con la domanda con l'architetto Emiliano Marino. Tra l'altro vi abbiamo anche conosciuti e apprezzati tanto mercoledì scorso nel secondo time sul bonus facciate. Siete di nuovo qui. Quindi diciamo con un tema. Antonio, hai disattivato l'audio? Qualcuno mi ha disattivato l'audio, vi chiedo di non disattivare il mio audio, per favore. Non boicottateci. Giovanni, era Giovanni nel caso specifico. Vai Emiliano, tu che hai l'audio, domanda e risposta. Beh, stava dicendo benissimo Sabina, avevamo l'assemblea pronta, in realtà ne abbiamo una serie di assemblee pronte, c'era questo problema sul quale non mi soffermo perché tanto ne sapete quanto me, e non volevamo fermarci. Essendo una cosa totalmente innovativa, abbiamo fatto la scelta di sentire tutti i condomini con una breve telefonata per sondarne la disponibilità, sentire naturalmente condomani per il supporto tecnico. Abbiamo avuto il piacere, ma non su questo c'è chi ne sa più di me, ho avuto il piacere io di leggere le considerazioni legali di Peter Giusgetti, che è collegato, che ho trovato illuminanti, e in sostanza ho trovato non condivisione ma unanimità da parte dei condomini su questa proposta, e allora l'abbiamo messa in pista e abbiamo avuto modo
di incontrarci, deliberare, condividere lo schermo e leggerci tutti i punti all'ordine del giorno e anche approfondire nelle varie ed eventuali piccole esigenze che poi diventano esigenze importanti per chi vive un condominio che non è solo un edificio ma anche una comunità. Hai fatto quindi queste chiamate sostanzialmente, partiamo da questo. Sostanzialmente vorrei far notare alle persone collegate che sì, c'è un punto legale a cui poi chiederemo diciamo all'avvocato Getti, ma c'è sostanzialmente un punto umano, c'è un punto di rapporto cordiale fra l'amministratore e i suoi condomini, i suoi clienti. E non soffermiamoci sempre e comunque sul ma da un punto di vista legale, ma l'impugnazione, ma questo, ma quello, perché i condomini sono concittadini come noi, sono abitanti del mondo come noi, e non è che il condomino si alza e rompe le scatole di default. Se il rapporto con il condomino è cordiale, magari lo si chiama e si dice guarda, c'è la possibilità di fare assemblea online, ti va, non ti va, poi magari in un condominio di 10 persone, 6 risponderanno, o 1, 2, 3 risponderanno non mi va, e forse magari non si va a fare l'assemblea. Però il punto di partenza, che stavi dicendo Emiliano, effettivamente quello che mi colpisce, è questa chiamata, che non so se poi come vi siete, diciamo, come avete gestito fra te e Sabina, e idem per quanto riguarda sostanzialmente Stefano, così poi ritorno ora, diciamo, e lo chiedo direttamente a Stefano, anche te hai fatto una chiamata, hai chiesto preventivamente se ti andava di fare questa assemblea, o sei partito dal, ah, forse ci esiste il cavillo legale per cui l'assemblea potrebbe forse mai essere impugnata. A te Stefano. E il microfono Stefano. Altrimenti ti impugno la tua risposta. Ok, allora io in realtà prima dell'esperienza con un condominio avevo già fatto delle altre assemblee in un condominio che ho costituito da zero. Bravissimo. Quale avevo un pochettino studiato e principalmente gli accorgimenti che hai illustrato all'avvocato Gedi l'avevo messi in piedi tutti, quindi presidente e segretario presente, e una connessione naturalmente non con Meet, un po' più problematica con Skype, per essere onesti, però alla fine dei conti sono già 2-3 anni che vado avanti con queste assemblee di questo condominio particolare, quindi per me è stato, come dire, abbastanza semplice affrontare l'assemblea con condomani. Naturalmente questo era un contesto diverso, un contesto nel quale le assemblee non erano mai state realizzate in videoconferenza ed è stato necessario, come l'architetto Marino insomma evidenziava prima, fare un passaggio di telefonate tra tutti i condomini per raccoglierne l'avallo, ecco. Perfetto, perfetto. Ecco qui, è tornato anche, diciamo, il momento, non è che è tornato, è il momento, diciamo, di tornare invece sul punto di vista legale con l'avvocato Getti, a cui prima ancora di lanciare questo progetto delle assemblee online avevamo chiesto sostanzialmente un parere. Mi senti Peter? O stai facendo un'assemblea online? Eccoti qua. Secondo me stai facendo un'assemblea online mentre noi siamo collegati ai condomini, se stavamo parlando tra di loro. Due anni fa, su richiesta dei condomini, ma perché c'erano 2 condomini su 3, quindi grandissimo condominio, ma che stavano uno in Belgio. Uno di tu e una tua sorella, no? Quindi è un'esigenza percepita. Perfetto. Senti, quindi tornando su queste chiamate iniziali, quindi voi avete sostanzialmente chiamato i condomini, avvisato i condomini in qualche modo, e immagino che il feedback sia stato positivo. A quel punto siete partiti con le vostre assemblee online. Qual è stata la problematica maggiore che avete riscontrato nella partenza dell'assemblea? Prima che c'è un... Io, diciamo, ero lì con voi e diciamo, sudavo un po' freddo, però dal vostro punto di vista come è andata la partenza? Ma Antonio, devo dirti una cosa, questa cosa della telefonata ci è sembrata doverosa perché la proposta che facevamo era veramente innovativa e questo è stato fatto per l'assemblea di venerdì 13 scorso. Lunedì qui 16 avevamo un'altra assemblea di un altro condominio. A quel punto siamo passati alla fase 2 perché bisogna sempre fare il punto di quello che si è fatto per chiedersi ma come possiamo farlo meglio, e apposta della telefonata abbiamo fatto il sondaggio su condomani, ha detto cosa ne pensate se l'assemblea ve la facciamo online, e hanno risposto
tutti, così mi sono rimasti soltanto in 3 da telefonare invece che chiamarne 15, e tanta roba. Adesso io lo dico col sorriso, però dobbiamo sempre chiederci come possiamo fare meglio quella determinata cosa e come possiamo essere più efficienti. In questo modo abbiamo fatto anche già la seconda assemblea online lunedì sera. Difficoltà, magari Sabina? Sì, però devi rimettere il microfono. Convinta che rimanesse sempre attivo. Ma io non ho riscontrato delle particolari difficoltà nell'assemblea che abbiamo convocato qui a Novara, se devo essere onesta. Anzi, ho visto un afflusso anche maggiore di partecipazione da parte dei condomini, quindi non riesco a dare un valore su... ancora? No, ti sento. Ok, pensavo fosse per me. No, da questo punto di vista io non credo di avere nulla da dire a livello di difficoltà. Emiliano, sei d'accordo con me? Sì, avevamo una signora che non aveva la webcam, però abbiamo sentito l'audio. E in un'altra assemblea, però tanto l'argomento è lo stesso, avevo un condomine che aveva delle difficoltà audio. Allora l'abbiamo collegato col meccanismo della telefonata che possiamo utilizzare anche in questa sessione, componendo il numero messo a disposizione e digitando il PIN. Quindi veramente ci sono delle possibilità notevolissime per dare un servizio molto più ampio ai nostri condomini. Come mi faceva notare Sabina, anche per fargli risparmiare soldi, perché se io mi trovo dall'altra parte della città e sono ancora in ufficio alle 18:30, devo uscire prima per andare in assemblea e invece posso fermarmi quel tre quarti d'ora in più in ufficio comodamente, dove sono perfettamente attrezzato, seguire la mia assemblea, mi pare una gran cosa, senza pensare al condominio che pure noi abbiamo con i proprietari che abitano in Svizzera, per esempio. E ce ne sono altri, magari ci torniamo dopo. Ad esempio, ora ci sono tantissime domande, poi le andremo a leggere di volta in volta, ma ce n'è una che la leggo subito. Quale piattaforma è stata utilizzata per le assemblee? Sostanzialmente non c'è una piattaforma utilizzata per le assemblee, però chiedo, cioè ce ne sono, possono essere varie. Partendo da Stefano, mi diceva, no, che hai fatto assemblea anche tempo fa e mi hai già citato delle piattaforme, quindi citami un attimo le piattaforme che hai utilizzato e poi passiamo, diciamo, ai colleghi del nord. Ok, prima di Condomani io l'assemblea, diciamo, l'ho implementata su Skype, la prima. Quella con voi l'abbiamo fatta su AnyMeeting, adesso siamo su Meet. Alla fine dei conti queste sono le 3 piattaforme che, diciamo, ho visto. Avevo fatto una prova prima di partire con Skype, semplicemente cercando di trovare uno strumento gratuito che potesse anche avvantaggiare i condomini, con un'altra piattaforma che adesso non ricordo il nome, ma che mi ha dato pessimi risultati, quindi poi avevo scelto di continuare con Skype, diciamo che in un modo o nell'altro l'ho portata a termine. La qualità della conversazione che viene ad essere prodotta da Skype è notevolmente più bassa rispetto a quella che è risultata con AnyMeeting e di quella che abbiamo oggi con Meet, ma semplicemente perché sono gli strumenti gratuiti, non a pagamento, ecco. Invece voi la conferenza WhatsApp, in realtà, e quella è stata la... però WhatsApp 4 persone massimo, quindi sì. Sostanzialmente, diciamo, deve essere un piccolo condominio. Ad esempio, questa piattaforma che stiamo utilizzando, Google Meet, ad oggi possono collegarsi in questo account business che noi abbiamo a pagamento, possono collegarsi 250 persone. In verità poi Google mette a disposizione, anche con dei prezzi molto più bassi in questo periodo di coronavirus, piattaforme di questo tipo, ma di questo poi parleremo, oggi non ci sarà il tempo, faremo un secondo time proprio sulle tecnologie, sulle quali sono le tecnologie per fare videoconferenze, sempre un secondo time gratuito, ci mancherebbe altro, in cui magari potete partecipare. Invece Sabina, Emiliano, Peter, anche tu hai detto, Peter, hai fatto un'assemblea, no, con tre condomini. Quali sono, partendo da Peter, la tecnologia che hai usato, e poi passiamo la parola a Sabina e Emiliano?
In quel caso la richiesta partiva espressamente dai condomini che per motivi di lavoro hanno sempre utilizzato Skype, quindi la piattaforma è stata Skype, ma io ero in ufficio insieme a due condomini su tre, perché uno era appena tornato e l'altro invece era in diretta direttamente dall'ufficio suo in Belgio, quindi era anche abbastanza semplice come gestione in quel caso della situazione, ecco. Voi del nord-ovest? Noi abbiamo utilizzato AnyMeeting con il tuo supporto venerdì nell'assemblea di Novara, che è stato un vero e proprio successo, e abbiamo testato Meet, questa piattaforma, sempre con il tuo aiuto, lunedì sera sull'altro condominio di Castelletto. Vero proprio successo, tra le altre cose, anche perché poi un po' di stampa, cioè tutta la stampa ha parlato della vostra assemblea sostanzialmente, quindi cioè, c'è anche un ritorno immagine, ma chiaramente non l'avete certamente fatto per ritorno immagine, l'avete fatto per un ritorno di consenso da parte dei vostri condomini, direi sostanzialmente, non per altro, o comunque dimmi tu. Sì, ci ha fatto molto piacere perché qualsiasi organo di stampa locale ne ha parlato, dalla stampa diocesana a quelli ai free web che ci sono su Novara, fino ad arrivare al Corriere di Novara e alla stampa locale di La Stampa, che è il quotidiano del nord-ovest. Non ne abbiamo parlato con i condomini, ma i condomini ne hanno parlato con noi, perché ne hanno visto loro il loro condominio e sono stati contenti di partecipare a qualcosa di innovativo. In generale, qui vorrei Sabina, io ho avuto l'impressione che siano stati contenti di vedersi. Sì, sono stati tutti molto contenti proprio del fatto che, pur trattandosi di un'assemblea online, anche se le persone si vedevano attraverso lo schermo, era un po' come se fossero comunque un po' tutti insieme in una classica assemblea svolta in un luogo fisico. E anche dopo che ho insomma incontrato alcuni dei miei condomini, mi hanno ribadito tutti il fatto di essere stati contenti di aver avuto un'esperienza positiva da questa tipologia di sistema. Quindi, sì, assolutamente. Beh, raccontare la dottoressa. C'è un problema audio, non so se riprova Emiliano. No, dicevo, invitavo Sabina a raccontare la dottoressa ottantenne che abbiamo iscritto a Condomani. Condomani dopo la voglio dire. Abbiamo da non più di due settimane, tutto in periodo Covid, quindi tutto fatto via telefono, perché a volte ci si incontra per fare queste cose, ma ce l'abbiamo fatto, e abbiamo ricevuto una telefonata dopo l'assemblea. Sì, in cui la signora diceva di aver seguito l'assemblea in comode pantofole, di aver avuto un'impressione anche lei positiva su questa cosa, proprio perché era a casa con il marito, si sono guardati l'assemblea, cosa che magari in una situazione normale non sarebbero probabilmente nemmeno intervenuti. No, non è vero. C'è un po' di ritorno fra Sabina e Emiliano, magari chiudete un attimo il microfono, poi lo riattivate quando solo uno dei due ci viene mattina difficile. Poi do una informazione tecnica: se vi va di vedere tutti i quattro relatori assieme, in basso a destra c'è un pulsantino con tre puntini, quello con i tre puntini, non il presentatore, il tre puntini, ci cliccate, fate modifica layout e poi scegliete la modalità griglia. Vorrei sottolineare questa cosa dell'ottantenne, perché una delle critiche che ci è arrivata, sono due critiche che ci arrivano a questo progetto dell'assemblea online, progetto nel senso che tecnicamente facciamo poco, però lo stiamo portando avanti tanto e speriamo che tutti quanti diciamo, lo portino avanti anche altri e magari se ne prendono anche l'iniziativa loro, va benissimo, l'importante è farlo. Due critiche, una è quella legale, e qui fra poco poi intervirà Peter e ci dirà ma siete proprio degli illegali oppure no, non lo so cosa ci dirà, ma chi se ne frega sostanzialmente, tanto siamo registrati, ma chi se ne frega. E il secondo è, ma gli ottantenni come fanno? Ho già citato quello, ma al sud no, al nord sì, lasciamo stare quella robaccia, sud no, al nord sì. Ma gli ottantenni come fanno? Io dico che gli ottantenni sono quelle persone che dicono gli ottantenni come fanno, ma non ottantenni d'età, ottantenni di tecnologia, ma non perché abbiano utilizzato la tecnologia da ottantenni, perché, non lo so. Ragazzi,
a un'assemblea online ci si può collegare con un telefonino, ok? E se il telefonino non ce l'ha il signor Mario di 23 anni perché ha scelto di non avercelo, ha comunque sicuramente un telefono fisso oppure un telefono normale, no, cioè scusami, un telefono fisso sì, il telefono normale è il cellulare per me, perdonate, o un telefonino diciamo classico, in cui può collegare può chiamare un numero, il numero ha un prefisso del tipo 0206, non un numero americano, uno dei motivi per cui diciamo, alcune piattaforme le abbiamo scartate perché era per il collegamento, era necessario chiamare un numero americano, che chiaramente può portare dei costi. Ma ritengo che tutti abbiano un numero di telefono a cui possono fare una chiamata e magari non vedono, ma sentiranno. Allo stesso tempo, e qui prendo veramente l'ottantenne o comunque anche il ventitreenne con problemi fisici, che ahimè, diciamo, quella persona in assemblea non è mai potuta venire. Quindi perché ci dobbiamo fare il problema dell'ottantenne che non viene, che non sa utilizzare il telefono, se non che la persona che oggi è in quarantena obbligatoria perché è contagiato con sintomi lievi, evidentemente perché sennò se ne, giustamente l'assemblea è chiaro che non partecipa, o la persona che magari non può fare quel gradino che c'è da fare per arrivare allo studio e che sì, più o meno lo potrebbe fare ma con fatica, ma non gli va di farsi vedere magari in queste condizioni. Ma diamogli la possibilità di partecipare, ma anche in futuro, quando fra qualche mese, speriamo, questa emergenza finirà, diamo la possibilità, fate le assemblee magari fisiche, ma diamo la possibilità alle persone di partecipare anche online. Poi legalmente non è possibile, ma per quanto mi riguarda chi se ne frega? A questo punto, Peter, ce ne dobbiamo fregare oppure no? Saranno impugnate queste assemblee? Potranno essere impugnate? A te. Allora, il ragionamento che faccio è molto semplice, non voglio dilungarmi, non so se hai diffuso il documento che ti avevo dato, eventualmente... Sì, l'ho messo in chat, lo vado a rimettere in chat perché si è collegato al momento, esatto. Così lo trovano e... Più che autorizzato a diffonderlo, anche tutti potete leggerlo, diffonderlo e tramite Condomani magari ci si contatta anche per dei confronti sul punto. Provo ad alzare un attimo il volume, mi sentite un pochino meglio adesso, vicino anche il mio microfono e siamo a posto. Mi sentite un po' meglio adesso? Direi di sì. Allora, il problema, il profilo con il quale ci dobbiamo confrontare è quello secondo cui in realtà non cambia nulla l'assemblea online rispetto all'assemblea classica. Nel senso, è la partecipazione che cambia. L'assemblea è sempre la stessa. Abbiamo un presidente, abbiamo un segretario, abbiamo dei condomini che partecipano, con la possibilità di essere presenti a distanza. Cioè in questo momento noi siamo contemporaneamente nelle case di Emiliano, Stefano, Sabina e Antonio. Siete anche contemporaneamente... In pantofole, ovviamente. Io ce l'ho, sto comodissimo tra l'altro. E sotto c'è i pantaloncini del pigiama, no? Così non mi vedete. Ma al di là delle battute anche abbastanza facili, noi siamo veramente nelle condizioni di organizzare un incontro classico dove prendiamo anche gli appunti sul classico foglio di carta come abbiamo sempre fatto in tutta la nostra vita. Quindi anche la redazione del verbale non è che cambia, continuiamo come abbiamo sempre fatto. Se vogliamo essere di più, possiamo dire, guarda, lo scrivo online, te lo faccio vedere mentre lo scrivo e tutti quanti abbiamo la condivisione immediata dei documenti, magari i condomini si presentano in sala fisicamente senza i documenti di cui si discute, qui glieli mostriamo, si fa vedere il verbale, cosa che magari in assemblea tante volte non facciamo, o si fa soltanto una lettura finale, mentre qui proprio dal vivo si riesce a fare, cambia in realtà non l'assemblea, perché è sempre la stessa, cambia la modalità di partecipazione diretta e di contributo che ogni condomino può dare all'interno dell'assemblea stessa. Ed è su quello il problema. L'omicidio è l'omicidio stradale, il furto è il furto informatico. Non è che sono reati differenti, sono gli stessi reati ma commessi con modalità differente. Il furto è sempre lo stesso, sia che io vado a rubare dentro casa oppure che violo i protocolli di sicurezza di una banca e rubo i soldi online. Ed è quello il meccanismo, la partecipazione. In questo momento, se io dico una cavolata, Antonio alza il microfono e dice fermati Peter, un attimo, non siamo d'accordo. E lo stesso potete fare. Aspetta, te lo disattivo ora. In assemblea te lo posso disattivare, è bello in questo caso. È più facile. Sembra una sciocchezza, ma la partecipazione di tutti è assicurata. Così come voi state partecipando attivamente,
scrivendovi nella chat e fornendo indicazioni, domande, richieste, eccetera. Cioè, come se fossimo nell'assemblea normale. Se Rinaldi e Luconi iniziano a scriversi tra di loro, a farsi domande e via di seguito, cioè, non è come i due condomini che stanno chiacchierando tra di loro durante l'assemblea e diciamo smettetela perché disturbate tutti. Io faccio sempre un esempio in questo periodo. L'anziano diversamente abile che deve venire allo studio ma abbiamo una barriera architettonica e non riesce quindi ad entrare nello studio, non si trova nella stessa impossibilità di partecipare del giovane che ha un telefonino ma si trova in una zona non adeguatamente coperta da segnale GSM per il 3G? Il meccanismo alla fine è lo stesso, il parallelismo è quello. E questo è ciò che, a mio avviso, dovrebbe essere valorizzato e su cui dobbiamo ragionare. Quindi, detto questo, siccome alla fine non sono le assemblee che si tengono online, ma è la partecipazione che avviene online, se noi abbiamo una piattaforma che mi assicura la partecipazione di tutti, che sia il telefono sconsigliato nei limiti in cui mi consente un'interazione un pochino meno forte rispetto a quella che mi può dare la videoconferenza, no? Dove a un certo punto inizia a sbracciarmi e dico oh, voglio parlare anch'io, no? E mi consente anche di utilizzare il terzo canale della comunicazione, quella non verbale, ancora di più rispetto a quella che può essere il telefono, quasi come se fossimo tutti insieme. Il problema non si pone assolutamente. Chiaro è che se io tolgo la parola, il problema è lì, al momento in cui tolgo la parola e quindi inibisco, se non addirittura escludo, la partecipazione, la possibilità ai singoli condomini di partecipare. Io aggiungo anche che sì, è vero, magari poi in futuro un'assemblea, qualche condomino la può impugnare o no, però secondo me sarebbe un colpire basso, nel senso che io posso scegliere magari di impugnarti l'assemblea perché hai deciso di attribuire a me una spesa che non è corretto attribuirla a me. E sfruttare il colpo basso di impugnarti l'assemblea per questo motivo non farebbe, secondo me, onore a quella persona, perché potrebbe succedere, sì, però per quella remota possibilità su 100 assemblee troveremo un condomino che farà questo, bene, magari avrà anche ragione, ok, va bene, perché non fare quelle altre 99 assemblee in cui facciamo un bene a quei 99 per numero X di condomini di cui fanno parte? Non pensiamo, no, al singolo, non ci concentriamo sempre sulla risposta, altrimenti rimaniamo amministratori di condominio magari medi, riusciamo a crescere sostanzialmente. Qualcuno dice, esatto sti cazzi, esatto Iari, però diciamo, mi parlavi... Antonio, se posso, vai, su questo tema... Su questo tema noi ci abbiamo riflettuto parecchio, è la mia personale opinione, e che c'è una parola che è fondamentale, che guarda caso ha usato il presidente Mattarella nel suo primo messaggio rispetto alla situazione che stiamo vivendo, ed è la parola fiducia. Adesso la parola fiducia secondo me è particolarmente importante perché con tutto il rispetto di chi fa altre attività come il commercio o che so io, noi non vendiamo nulla ai nostri condomini. Noi prestiamo un servizio professionale ad alta competenza e lo possiamo fare nella misura in cui godiamo della loro fiducia. È un po' il motivo per cui noi rimettiamo l'incarico ogni anno, come ci ha insegnato con un ragionamento che io trovo molto condivisibile nei corsi che abbiamo fatto proprio l'avvocato Peter Lewis Getty. Se non vi fidate del vostro amministratore, del vostro commercialista, del vostro architetto, del vostro avvocato, andate da un'altra parte, perché io faccio sempre l'esempio del medico, anche il miglior medico, se poi non mi fido e non faccio quello che mi indica, cessa di funzionare quello che sto facendo. Quindi il tema della fiducia che noi abbiamo alimentato, adesso dico di condomani, precedentemente, perché quando acquisiamo un nuovo condominio ci mettiamo con i condomini a spiegargli come funziona condomani, come possono vedere tutta la contabilità, come possono interagire non una volta all'anno in assemblea ma durante tutto l'anno, come sostanzialmente possono vivere in modo da protagonisti il condominio. In questo modo poi arrivare anche a questo passaggio è risultato del tutto naturale. E su questo dobbiamo lavorare, anche perché questo poi ci rende incredibilmente più efficienti
per cui sottraiamo tempo ad altre cose e lo dedichiamo alle esigenze vere dei condomini. Senti, a proposito, sia a te che a Stefano, prima Stefano e poi a te, invece chiedo una cosa che veniva anche dall'intervento di Peter sulle deleghe. Come avete gestito le deleghe? Perché direi, caro amministratore, vengo un attimo a casa e te la porto, direi assolutamente di no. Però appunto Stefano, vi accendo il microfono prima, ed Emiliano, a voi. Io vorrei fare un inciso prima rispetto a quello che ha detto l'architetto. Tutto questo è vero, almeno nel mio caso di specie, fin tanto che non si discutono dei punti all'ordine del giorno che incominciano ad essere oggetto di diatriba tra i condomini. Perché per quanto puoi fidarti dell'amministratore, ma nel momento in cui ci sono tra loro stessi delle diatribe e vai a toccare un argomento importante, a quel punto, benché abbiamo tutte le rassicurazioni del caso, ma stiamo partendo con una novità, forse quello è il caso di fare un'assemblea tradizionale non online. Caso di specie, montaggio e installazione dell'ascensore, ho due fazioni nel condominio, io un'assemblea di quel genere l'ho rimandata, non l'ho proposta per niente di farlo online, perché so che lì comunque sia un piccolo cavillo va ad inficiare il lavoro dell'intera assemblea. Normale organizzazione, normale gestione, diciamo, annuale, quella naturalmente la si può portare avanti perché è difficile che si abbiano delle problematiche, o almeno sono delle problematiche superabili. Per quanto riguarda le deleghe, nulla, in generale me le faccio inviare per PEC o per posta semplice. Quando è possibile preferisco per PEC e chiedo che venga allegato alla delega un documento di riconoscimento del delegante, in modo tale da blindare tutte le possibili contestazioni che l'assemblea o il presidente, diciamo, alla validazione delle deleghe stesse possa portarmi in auge. Invece nel caso di Sabina ed Emiliano, per quanto riguarda le deleghe, voi, così come anche Stefano, siccome vi ho dato anche un po' di supporto ed ero presente con l'autorizzazione dell'assemblea, ho visto che sì, le avete sostanzialmente ricevute, come diceva Stefano, però in più avete anche poi mostrato, no, al video. Sì. Abbiamo fatto mostrare alcuni. Uno ce l'aveva sul telefonino addirittura. Esattamente. Per come l'ho capita io, però qui veramente ci vuole il legale, quello con la felpa di Disneyland, voglio dire, per come l'ho capita... Non è il spazio legale, ma è illegale, senza fare. Ah, ho capito, ok. per come l'ho capita io, la delega deve essere in forma scritta, non è specificato in nessun altro modo come deve essere. Quindi normalmente in tutte le assemblee io accetto le deleghe in forma scritta. Che vuol dire? Mi porti un foglio, quello che stampa Condomani va benissimo, ma vuoi scriverlo di tuo pugno su un foglietto? Va benissimo. Mi vuoi mandare un WhatsApp che poi io stampo? Va benissimo. Mi mandi una mail che poi stampo? Va benissimo. Nella caso specifico, due signori avevano uno una mail che ha mostrato, l'altro proprio aveva un foglietto di carta che ha mostrato, ho detto le abbiamo censite, gentilmente me le mandate o per posta elettronica, esatto, proprio così, esatto, o per posta elettronica, o se non avete la possibilità di scansire tutte queste cose, gli fate una foto con WhatsApp e me la mandate, così hanno fatto e le abbiamo raccolte come ci sembrava corretto. Adesso come fa Stefano mi sembra veramente più preciso, però insomma abbiamo voluto cogliere il senso della cosa senza appesantirla. Tra l'altro poi, a proposito di mostrare, c'è un'altra cosa molto importante. Vi è capitato tante volte, no, che voi date i documenti ai condomini, a parte che poi vengano stampati e c'è un problema di inquinamento, eccetera, però in assemblea si discute e il condomino dice ma quale pagina, quale non ci vedo, aspetta amministratore, ripeto, oppure lo perdete direttamente, perde il filo del segno e inizia a parlare con il vicino di posto. Nel caso di tecnologia che abbiamo condiviso con voi, dico perché condiviso con voi, perché per utilizzare ad esempio Google Meet, che è quello che stiamo utilizzando oggi, è necessario comunque fare un acquisto tramite Google. Noi gratuitamente l'abbiamo condiviso e lo condivideremo con tutti coloro che voi siete collegati ora con noi in diretta e volete fare assemblea online, gratuitamente condivideremo la tecnologia. Non è business. Però quello che siete riusciti a fare, è dato che vi era la possibilità, è di mostrare i documenti online, di presentare sullo schermo
qualcosa, magari poi nel frattempo che parlate io farò anche un piccolo esperimento, e i condomini vedono esattamente il vostro mouse sul vostro computer, scusa, che gira a destra e a sinistra, e vedono, immagino sia stato meglio o peggio, raccontatemi un attimo voi come è andata nel caso specifico. Partirei da Stefano. Scusa, stavo leggendo le domande e mi sono perso quello che mi hai detto. E quando hai mostrato, avete approvato un preventivo di un fornitore, e hai mostrato banalmente il preventivo a schermo, cioè tutto... Sì, banalmente è molto semplice, si condivide o lo schermo o la finestra che vuoi far vedere a tutti i condomini e lì vai a spiegare punto per punto, cosa che solitamente in assemblea costa il passamano da tutti, quindi sai quando parte ma non sai quando arriva e sempre qualcuno non l'ha visto. Quindi all'atto dell'approvazione, ma sai, guarda, non sono riuscito a vederlo, spiegamelo meglio. La piattaforma sotto questo punto di vista, la tecnologia che mette, che condivide, diciamo, che permette di utilizzare, è molto più semplice e permette di raggiungere tutti in maniera banale. Caso diretto, almeno per chi ci sta vedendo in video, per chi è in differita, non lo vedi, io ho aperto una pagina dei condomini e la sto mostrando a tutti quanti i presenti sostanzialmente. Questo è un caso specifico, sembra una mappa che sembra alto, ma sono i condomini italiani di condomani, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il caso, ora interromperò la presentazione. Qui ci sono i documenti, ci sono i preventivi, i consuntivi da mostrare, che magari i condomini hanno già ricevuto sulla parte social. Emiliano, prima, giusto perché se no sembra... che diciamo, parlavi dei condomini che utilizzavano la parte social, tu quando sei partito con Condomani era il 2015, giusto? Possibile? Avevamo, 2016? Avevamo due condomini a Bologna, quando è che hai fatto il condominio a Bologna? Era il 2015, credo il 2016 o 2015, non ricordo esattamente, comunque oggi ne hai diverse decine. Sì. Ok. Quindi quando parlava di condividere documenti sulla parte social, quando parla magari sia lui che... di più, abbiamo fatto una riflessione con Sabrina, su questa cosa. Sabrina è un'altra amica che invece sa cucinare, quindi adesso... Mi confonde sempre, non so perché, forse preferisce la parte culinaria. No, queste sono cattiverie che continuiamo a scambiarci. Detto questo, una riflessione me l'ha fatta fare proprio il giornalista della Stampa di Torino che ci ha chiamato e ha detto: ma questa cosa qua per le seconde case è eccezionale, perché io ho la casa a Gressoney e il mio vicino abita a Torino, quell'altro abita a Milano e dobbiamo andare a Gressoney, non ci va nessuno mai con le assemblee. Nelle mie assemblee, nell'assemblea dell'appartamentino che mia moglie in Liguria, quando raggiungiamo i 334 millesimi si apre lo spumante, si deliberano le spese straordinarie con 334 millesimi e si aspetta un mese, un giorno per farle. Così funziona quel condominio lì. È evidente che questa possibilità ha molte chance in più di partecipare ai condomini e abbiamo visto che le colgono, ma anche a noi chance di guardarci intorno in territori più ampi, perché se ti fidi di me, magari quell'amministratore in Liguria, e parliamone, insomma questa qui diventa anche un'opportunità per tutti noi di efficienza e di business. Allora, ci sono delle domande che magari... Vai Lucio, da Roma. Volevo soltanto salutare, perché devo scappare in un'altra video, complimentarmi per Meet Google che sto stressando, e tu lo sai, pesantemente. Scusate, ti faccio traduzione perché altrimenti, ora, dammi un minuto, se no gli altri si perdono su questo. Dicevo, noi come Condomani condividiamo con voi gratuitamente la tecnologia. Qualcuno di voi vuole proprio fare assemblee online, non più di, cioè più di una, tante, e vuole procedere da solo, oppure vuole un account di posta elettronica con infinito spazio per archivare tutto quello che vuole, basta fare un account business Google. Nel caso specifico, se lo desidera, del tipo nome, punto, cognome, come nel caso di Lucio, @condoamministratore.it, può chiedercelo a noi. Avrà una Gmail con i superpoteri, potrà fare meeting come questo tipo e tendenzialmente non faremo business sulla vendita di questi servizi in questo periodo, di conseguenza più o meno andiamo a costo sostanzialmente, ed è quello che ha fatto Lucio, per cui ora ti ripasso la parola. Vai Lucio. Grazie. No, volevo dire che lo sto utilizzando per altre cose,
Però vi ho segnato nelle note due aspetti per il condominio. Uno, ne parlerei con Peter, io l'ho fatto come presidente di associazioni, anche per società, basta che cambiamo, mettendo un piccolo articolo nel regolamento, lo facciamo approvare con i nuovi millesimi e la convocazione, tutto è valido, nessun legale ci può dire nulla, se abbiamo cambiato lo statuto, cioè il nostro regolamento. Andrebbe fatto subito. Secondo, l'idea di business enorme è quella che ha detto l'architetto Emiliano, per le seconde case, perché secondo me è fondamentale, ma anche per quei condomini dove c'è l'egemonia del portatore di deleghe, cioè di colui che poi alla fine, con i millesimi sufficienti, porta in rovina il condominio stesso. Quindi credo che investire insieme nelle istruzioni operative che io ho chiesto, cioè l'elenco semplice di quelli che sono i passi, Antonio, e qui sei leader tu, su condomani, da seguire per rendere e fare online dalla convocazione all'assemblea, potrebbe essere un documentino molto semplice, perché parliamo delle attività da fare con lo strumento condomani, è utile a tutti. Per cui io vi devo salutare per l'altra, ringrazio tutti e chiedo scusa per aver rubato 3 minuti del tempo di tutti. No, ti ringrazio per questo intervento e magari io, siccome ci sono tantissime domande, a chi va magari di fare qualche domanda in diretta, breve e concisa, magari anche soprattutto da un punto di vista legale, se vi va, oppure da un punto di vista operativo, ai nostri ospiti, e noi siamo qui sostanzialmente per rispondere. Non abbiamo, come è facile dire, la bacchetta magica, o sappiamo dire quello che succederà se poi l'assemblea viene impugnata. Non possiamo, come condomani, dire questo. Certo, giriamo la domanda agli ospiti, però sappiamo che, come dicevo prima, molti, la maggior parte dei condomini apprezzano. Quindi a voi, se volete fare la domanda, banalmente cliccate sul microfono rosso, diventa, diciamo, attivo il microfono e da lì iniziate a parlare sostanzialmente. O se Peter, nel frattempo che arrivano domande, tu hai letto qualcuna delle richieste, ad esempio, una delle tante, ma se qualche condomino, ma sono stati se tutti si rifiutano, perché se tutti si rifiutano direi di non fare l'assemblea online, e noi ci abbiamo provato, e amen. Cosa faresti nel momento in cui da un lato qualche condomino si rifiuta, e poi c'è un'altra domanda di Benedetta che è, ma se io mando il verbale, generando anche un condomani così fighissimo, dopo 30 giorni che arriva il verbale non è più impugnabile, oppure è impugnabile a vita? Cosa ne pensi? Fermo stando che non c'è una giurisprudenza, no, esatto, direi. Allora, una giurisprudenza sul condominio non esiste, ma esiste nel nostro ordinamento in merito al diritto societario, da cui il 90% delle questioni e delle regole sul svolgimento delle assemblee condominiali è puramente copiato. Quindi guardiamo a quell'esperienza lì. Esperienza che fino al 2003, tra l'altro quella del societario, non prevedeva la possibilità nel codice di tenere le assemblee in modalità a distanza. Era una cosa che era stata adottata in via di prassi e tutti i tribunali l'avevano accolta. Quindi il codice nel 2003, il diritto societario è stato riformato, ha recepito quella che era l'innovazione giurisprudenziale. Oggi diventa quindi l'occasione per fare quello che 25 anni fa è stato introdotto nel diritto societario, introdurlo oggi anche nel condominio. Il problema, torno a dire, come dicevo un attimo fa, è un problema di tipo mentale nostro. Cioè, i problemi e i dubbi che ci poniamo sono tendenzialmente problemi che ci poniamo noi e non che ci fornisce qualcun altro. Ok? Mi spiego. L'assemblea è uguale a come si è sempre tenuta. Punto. L'unica cosa è la partecipazione che è a distanza. Se io partecipo e posso dire la mia, dov'è il problema? Per quale motivo dovrei poter impugnare l'assemblea? Quindi già l'impugnazione da parte di chi partecipa è esclusa. L'impugnazione da parte di chi non partecipa perché non è d'accordo, non è assimilabile a chi si rifiuta di partecipare all'assemblea in sede, all'assemblea nel luogo fisico. A mio avviso sì. Quindi i profili di nullità o di annullabilità non li vedo in nessun caso, perché tutti quanti ricevono la convocazione nelle modalità classiche e sono quelle previste dal codice. Nessuno sta parlando, facciamo le convocazioni a mezzo telefono e poi chi viene viene, numero uno. Numero due, la partecipazione è quella che viene rivalutata e modificata. Se io ti metto tutti gli strumenti per partecipare, cioè, usciamo un attimo da questa situazione emergenziale dove contingentiamo gli accessi ai nostri studi, perché il problema reale oggi è questo.
ma se io sto offrendo l'opportunità a Emiliano, a Sabina e a Stefano di partecipare all'assemblea del loro condominio di Lucca, anche se sono a casa loro, dov'è il problema? Dov'è l'errore? Non cambia assolutamente nulla, è solo una questione mentale, sono loro che hanno un vantaggio in più. Quindi, se come diceva Lucio, prevediamo una regolamentazione, e poi in realtà è molto più semplice del previsto, cioè l'assemblea si tiene presso lo studio dell'amministratore, al quale siete invitati a partecipare contingentati, laddove non dovessimo entrarci tutti quanti, o non possiate partecipare, accedete a mezzo webcam e partecipate direttamente tramite la piattaforma. Dov'è il problema? Non so se, penso di aver risposto un pochino al discorso. Quindi anche i condomini si rifiutano di partecipare all'assemblea, insomma, è un problema loro, sono loro che non vogliono partecipare a quel punto. Noi Peter, come... qua alza la mano e lo salutiamo, Paolo Lucci, ciao, Paolo. Da dove anche tu, da una zona estremamente rossa, giusto? Sì, diciamo che provincia di Modena e quindi sì, zona abbastanza rossa, via. Diciamo che negli ultimi giorni abbiamo avuto una stabilizzazione dei casi, però insomma sì, siamo tutti abbastanza poco tranquilli, diciamo così, però facciamo quello che si deve fare e quindi direi che insomma bisogna solo aspettare, essere educati e civili, non tanto perché ce lo dice un DPCM, ma quanto perché ne va della salute di tutti, ecco. Io qualcuno ho visto che ha scritto dove Modena, precisamente da Pavullo nel Frignano in questo momento, che è dove abito, però tendenzialmente Modena, via, diciamo così. No, un'osservazione all'intervento di Peter che è sempre molto esaustivo e devo dire che ho letto con attenzione anche il suo parere, mentre... Allora, partendo dal presupposto che in linea di principio, poi Antonio lo sa, noi come studio abbiamo fatto anche noi alcune assemblee utilizzando un altro sistema di video che si chiama GoToMeeting e quindi, vabbè, comunque io sono assolutamente d'accordo e sono assolutamente favorevole a questa spinta tecnologica che va data, sono assolutamente d'accordo con tutte le linee soprattutto di non considerare l'età come un vincolo, quindi diciamo che mi trovo assolutamente d'accordo su tutto. Ho solo una riflessione che pongo indipendentemente adesso su quello che ha detto Peter, su quello che riguarda la parte della convocazione contingentata, e quindi io la faccio in studio e ho contingentati gli ingressi. In realtà, secondo me, in questo momento particolare, se non ci sono caratteri d'urgenza, anche questo secondo me va evitato. Però faccio una considerazione più generale rispetto al fatto che Peter dice tu comunque metti gli strumenti a disposizione. In realtà quello che noi abbiamo riscontrato è che qualcuno dice io non sono nella condizione di poter partecipare perché non ho una linea o non ho la strumentazione tecnologica che mi consente di poter partecipare. E questo secondo me potrebbe oggettivamente essere un limite, nel senso che se è pur vero che io ti metto a disposizione tutto quello che posso metterti a disposizione, in realtà se tu oggettivamente hai delle difficoltà per ragioni tecniche, non sei nella condizione di partecipare all'assemblea. Quindi, visto che da dove parlo io in questo momento, abbiamo delle zone dove davvero non arriva, magari la fibra, non arriva la linea e quindi certe caratteristiche tecniche, strutturali, infrastrutturali mancano, posso avere difficoltà in questo caso a poter garantire la partecipazione di tutti? Questa è un po' la domanda che pongo a Peter come riflessione, credo che come tutto il tema di oggi, ringrazio sempre Antonio per la sua disponibilità, non solo di oggi, ma anche domenica abbiamo fatto una cosa insieme molto interessante, insomma, quindi grazie davvero a tutti, perché questa, il sistema Condomani, non il software, non il gestionale, ma il sistema Condomani veramente è efficiente in tutto, anche in queste cose. Grazie Paolo. Una domanda che vedo anche nella chat ritorna, cioè l'ultimo, molti non hanno, né sanno o vogliono usare strumenti tecnologici, e addirittura qualcuno dice, Fabio,
la dimostrazione da parte del condominio di sapere, del condominio di sapere non sapere, avere o non avere le adeguate tecnologie per svolgere l'assemblea. Ecco, su quello, con un semplice protocollo trasmesso insieme ai, alla convocazione, si dice, guarda, la convocazione può avvenire in questo senso, attraverso questo strumento, la convocazione può avvenire utilizzando uno smartphone, e io mi sono fatto fare anche un parere da un esperto di sicurezza informatica, in realtà, su questi aspetti, dove ti dice che il 98% delle persone ha gli smartphone degli ultimi 5-6 anni, e questi smartphone sono in grado di sostenere qualsiasi sistema di videoconferenza, di comunicazione, eccetera. Il restante 2%, e ne conosco tante persone che si trovano in queste situazioni, o non hanno il telefono. L'avvocato che ha lo studio insieme a me è un avvocato anziano e non ha il telefono cellulare, quindi è uno di quei soggetti che evidentemente si tira fuori da tutte queste situazioni. Oppure hanno uno smartphone, hanno un telefono di quelli che ti consentono solo di chiamare. Di solito chi lo utilizza sono politici o imprenditori che vogliono mantenere riservate le conversazioni, quindi hanno i telefoni tipo i vecchi Nokia, per intenderci, quindi fanno solo le chiamate e gli SMS base. Per il resto il 98%, nonché la maggior parte dei CEO americani delle grandissime aziende, giusto per dire quanto la tecnologia la vendono, ma magari poi è meglio non utilizzarla in alcuni contesti per non essere per non diventare improduttivi, ma non c'entra con le assemblee, diciamo, avranno un computer per partecipare loro. Vai, esatto, ma contemporaneamente è gente che ha il doppio telefono, di cui uno per lavoro e uno per le cose riservate di famiglia o per tutte queste sciocchezze, definiamole così sotto certi aspetti, di comunicazione, eccetera. Cioè gente che ha comunque utilizza WhatsApp, e abbiamo fatto in un'altra occasione un sondaggio online e abbiamo verificato come su 200 persone, 200 amministratori, il 10% soltanto utilizzava come strumento principale di comunicazione il mero telefono, il restante 90% invece utilizzava per una piccola parte, circa un 30%, utilizzava la mail, e gli altri invece WhatsApp, Telegram e simili. E anche i nonni, se voi guardate Casa Surace, giusto per fare un po' di propaganda, c'è la nonna che fa i video e utilizzano tranquillamente i telefoni nonostante tutto. Cioè i vecchietti oggi utilizzano tranquillamente il telefonino per fare le videochiamate ai nipoti con WhatsApp. Dov'è la differenza di strumento? Il problema ce l'abbiamo nell'ipotesi che ho detto, e ovviamente quando ci troviamo in una situazione dove oggettivamente non c'è segnale, non c'è idonea copertura, quindi lì ho un digital divide che mi impedisce praticamente di passare. Quello è un'altra situazione che conosciamo, che andiamo a gestire, ma non è una limitazione, è proprio un impedimento che abbiamo, e quindi l'unica soluzione di verità. Incontriamoci e facciamo l'assemblea classica. Antonio, hai l'audio spento. Ho cambiato cuffia che siano scaricate le batterie degli AirPods. aggiungo, l'avevo già detto prima, che c'è la possibilità anche di chiamare un numero di telefono, quindi se quella persona tecnologicamente non riesce ad arrivare con uno smartphone, potrebbe arrivare con un numero di telefono. Dopodiché, si arrabbia o non si arrabbia, questo non sta a me dirlo, per me vale il concetto di cui prima. Intanto, diciamo, discutiamo con l'assemblea se ci sono cose da fare, perché se c'è magari anche un lavoro urgente da fare, uno potrebbe dire, ma tanto se il lavoro è urgente, se sta cadendo il cornicione, chiaro che devo chiamare i vigili del fuoco e andare avanti, non c'è bisogno di assemblea, però se comunque, indipendentemente da questo, ne dialogo con alcuni che potranno partecipare, intanto rendo partecipi. C'è una delle domande che tra l'altro anche Stefano voleva magari approfondire, magari te la faccio fare direttamente da Stefano, ma poi tra l'altro è arrivata spesso in chat, quindi a te Stefano per quanto riguarda la parte sul presidente, sul luogo, vai. Avvocato, buongiorno. Niente, studiando per le assemblee, insomma, che ho fatto online, un pochettino su internet, scaricandomi diversi spunti, ho visto che mi sembra che sia assolutamente indispensabile avere in assemblea presidente e segretario presenti, questo per la produzione del verbale in originale. Questo è l'unico gap che abbiamo oggigiorno, cioè
il verbale si prepara, lo sappiamo tutti, scusate se faccio la lezioncina, il verbale si predispone sul momento e sul momento al termine dell'assemblea viene firmato, punto. Potrei stare ora a raccontarvi le storture che vengono effettuate dai colleghi, ma le conoscete benissimo, prendo appunti, poi redigo un verbale magari in forma super stringata e via di seguito. Ne aggiungo una, giusto a scanso di ogni equivoco, leggevo un articolo di un collega che diceva presidente e segretario devono necessariamente munirsi di firma elettronica perché se l'assemblea è online, quindi guardiamo sempre il sillogismo che viene fatto, se l'assemblea è online il verbale deve essere digitale, il documento digitale deve essere firmato con la firma digitale. Non c'entra assolutamente nulla, cioè a quel punto la firma digitale può servire nell'ipotesi, e qui andiamo oltre quello che è il dettato anche giurisprudenziale, nel momento in cui io predispongo il verbale, lo trasmetto immediatamente al presidente, il quale, munito sì di firma digitale, mi firma in tempo reale il documento firmato digitalmente e me lo ritrasmette per la controfirma e quindi la produzione. E così abbiamo anche risolto ed evitato quella che è la questione del, aiutatemi, della presenza fisica, ecco. Ma per il resto, sì, il problema, l'unico problema reale, presidente e segretario devono essere insieme solo per predisporre in quel momento e certificare in quel momento che inizia l'assemblea, si chiude l'assemblea, mettiamo le firme e abbiamo risolto tutto. Si può aggiungo dire... un attimo una cosa su questo. Io sono, non sono un legale, quindi tutto quello che dico è chiaramente sbagliato. Però tu hai detto, sono almeno un ingegnere informatico, poveraccio, tu hai detto una cosa interessante. A quanti di voi capita, da condomini, non parlo da amministratori, di partecipare a delle assemblee in cui, come ha detto Peter, si fa un verbale stringato e poi nei giorni successivi si vedono il presidente e il segretario? Beh, e quelle assemblee non sono impugnabili, se queste sono impugnabili, anche quelle potrebbero essere assolutamente impugnabili, però di quelle non se ne parla mai. E vabbè, comunque è normale che così, poi siccome in italiano meglio che se lo fa correggere, così ce l'abbiamo corretto, nessuno ha mai detto nulla. Qui, non, attenzione, nel non fare l'assemblea online, non è che non dobbiamo mascherare magari la nostra, o in questo caso io non sono un amministratore di condominio, diciamo perché condo amministratore la non voglia di non farle o la paura di non farle. Da un punto di vista tecnologico vi supportiamo, da un punto di vista economico chiediamo 0 euro, da un punto di vista legale c'è qualche parere sempre che ci dà l'avvocato Getti. Siamo in un periodo in cui ritengo, e qua diciamo così, cioè sicuramente anche qui sbaglio, se fosse impugnato in assemblea perché il presidente e il segretario non erano nello stesso luogo, e meno male che non sono nello stesso luogo, e meno male che non sono nello stesso luogo, perché non è possibile stare nello stesso luogo, a meno che non sia, diciamo, sostanzialmente familiari. Poi certo, l'escamotaggio potrebbe essere che il presidente è uno e il segretario è il partner che si trova nella stessa stanza, e abbiamo magari anche risolto questo. Però con la tecnologia, anche se sono in luoghi diversi, si può anche, perché con Condomani voi avete il verbale sostanzialmente disponibile per tutte le licenze, anche addirittura per la versione free, in cui si può redigere e far vedere direttamente ai condomini direttamente. È chiaro, non siamo nella stessa stanza, registrate comunque l'assemblea, perché con la tecnologia che mettiamo a disposizione c'è anche la possibilità, previa consenso, così come abbiamo detto prima, di registrare l'assemblea. Non condividete questa registrazione sui social, ma se fra 1, 2, 3, 4 anni arriverà comunque qualcuno e dirà ma non è stato detto così, hai anche comunque la traccia. Ecco perché poi dicevo anche è meglio magari dotarsi di un'email del tipo nome, cognome, chiocciola, condoamministratore, per avere anche personalmente la registrazione con spazio infinito, eccetera, eccetera. Però non voglio dilungarmi su questo. Vediamo qualcuno di voi, Emiliano, vai. Ma io credo, voglio invitare veramente a tutti a leggere con attenzione quello che Peter ci ha messo a disposizione, e voglio leggervi solo una frase che, quando ho letto alcuni giorni fa, ho trovato illuminante, dopo tutto una trattazione molto chiara. Non è l'assemblea tenersi in modalità telematica, ma è la partecipazione del condomino. Se noi la mettiamo in questi termini, la inseriamo nei nostri regolamenti e mettiamo una nota alla convocazione, l'assemblea si tiene martedì sera, in seconda convocazione presso GM Studio Tecnico Associato, eccetera eccetera, chi vuole può anche partecipare così.
A questo punto, perché poi credo che, insomma, non è una sperimentazione questa cosa qui, è risultato talmente semplice, immediato e facile che può diventare una prassi. Però diventa anche bello incontrare i condomini, voglio dire, starci assieme e magari prendersi il caffè dopo la riunione, sperando che questa brutta situazione finisca il prima possibile. Però dai un'opportunità in più di partecipazione a chi effettivamente quella volta non può partecipare. Quindi cambiamo, leggetevi con attenzione il documento, ma soprattutto le conclusioni personalmente le trovo illuminanti. Se posso integrare un secondo, Antonio, perdonami, vedo che sei già pronto. Su questo, sì. Ingegniamoci in una situazione che è quella contingente di oggi, ok? Perché il problema reale è oggi. Quando finirà la situazione, a meno che di avere Paolo che dice no, il presidente, anche se sono lontano, lo voglio fare io, e lì ci dobbiamo ingegnare in un altro modo. Se il problema è quello della firma, ok, si può rifare con le scansioni, eccetera, ma qual è il vero problema per i condomini? Che io vado ad alterare il documento prima di inviarlo, quindi facendo dire a un verbale cose che sono contrarie a quelle che sono realmente successe? Se il problema realmente è questo, allora si prende il verbale. Ti sentiamo male, Peter? Mi sentite meglio adesso? Sì. Allora, prendi il verbale, lo produciamo direttamente in PDF e lo mandiamo a tutti i condomini, a tutti i partecipanti, dicendo: chiedo al presidente alla prima occasione utile di incontrarci e darmi la copia firmata. Punto. Tutti quanti vedono immediatamente, tra l'altro l'abbiamo scritto insieme, abbiamo insieme trasformato il documento in PDF, l'abbiamo mandato subito, mancherà delle firme. Siamo d'accordo, ma in questo momento si aggiunge la postilla, verrà trasmesso il presidente segretario, si trasmetteranno il documento con le firme in originale alla prima occasione utile trascorsa l'emergenza sanitaria in corso. Punto. Esatto. Senti, ma quanti colleghi lo fanno ancora a mano il verbale, lo fanno firmare su quel librone verde, poi lo trascrivono a computer e lo mandano non firmato né dal segretario né dal presidente. Quindi voglio dire, stiamo parlando. Quello che non è vietato si può fare. Quello che non è vietato si può fare. Tra l'altro, ripeto, poi c'è l'applicazione di Internet Condomani, si fa tutto da lì. E io però ora rispondo, ci sono tantissime domande in cui più o meno forse abbiamo risposto, più o meno no. Magari ci viene difficile ritornare dietro a prenderle, prendete direttamente l'audio. Se vi va di fare una domanda, dopo che rispondo ora a Mimmo Grassi dalla Puglia, che ci chiede, lo dico a tutti, qual è a livello tecnologico come si può fare. Andiamo con la possibilità di supporto nostro, faccio tutti e due i casi, così andiamo anche sulla tecnologia. Voi ci dite, senti Antonio, vorrei fare l'assemblea di condominio questo giorno a questa ora, vorrei il vostro supporto gratuito. Ok, verifichiamo se siamo sostanzialmente disponibili, perché magari in quello stesso momento stiamo supportando Stefano, Emiliano, Sabina o altri, e vi diamo un sì o un no. Nel momento in cui vi diamo un sì, vi diciamo anche qual è il link da dare ai condomini per l'assemblea. Potrebbe essere un link di questo tipo. Facciamo finta che il vostro condominio si chiama Disney, proprio per citare una delle felpe in gioco, e il link potrebbe essere il tipo condomani.it/Disney. Magari poi usiamo un nome italiano, perché sennò poi i condomini non sanno scrivere Disney con la I o con la Y, amministratore. Oppure magari no, io stesso magari potrei non saperlo scrivere. A quel punto pensiamo noi a preparare l'aula virtuale, pensiamo noi a fare magari con voi stessi una prova qualche giorno prima di audio e video, magari esattamente un minuto prima che mandate la convocazione, così facciamo anche la prova. La convocazione, direi, forse in voi non mi metterei tanto a mandarle con tante raccomandate, anche ai postini, lasciamoli stare sostanzialmente a casa, o magari se arriva una raccomandata al condomino che poi non la prende in quel momento, deve andare presso Poste Italiane. Cercate di operare in maniera diversa, fermo restando che poi alcune cose legali vanno fatte, ma qui era una mia considerazione. Andiamo sulla parte tecnica. Convocate come è giusto che sia convocare, però pensateci magari. Diamo questo link, facciamo una prova con voi, quel giorno facciamo l'assemblea. Mi è capitato con Emiliano di supportarlo di sera, con Stefano di pomeriggio, era un sabato pomeriggio, giusto? Tanto non c'è sabato, non c'è domenica, non c'è lunedì in questi giorni.
se davanti al computer vi diamo supporto, registriamo l'assemblea e su richiesta lo mettiamo a vostra disposizione. Quando noi vi diamo supporto, evidentemente ascoltiamo e vediamo, e quindi a inizio assemblea dovete chiedere l'autorizzazione. Se invece tutto il nostro supporto non lo volete, bene, risparmiamo anche un'oretta di tempo e ci fa anche piacere, bisogna avere, per farla con Google Meet, un account di tipo business con Google, che lo potete acquistare voi. Noi non prendiamo provvigioni da Google, peccato, peccato perché vuol dire che eravamo veri partner di Google, non prendiamo provvigioni da Google, anzi, perché Google Meet? Ci sono tantissime piattaforme che si possono utilizzare, anche con Skype, che è gratuito, oppure con, che ne so, House Party, per fare, però diciamo, una cosa più professionale potrebbe essere Google Meet, che ahimè è a pagamento. Quell'emergenza coronavirus ha messo delle tecnologie gratuitamente, però solo a chi comunque ha sborsato almeno un euro. Quindi nel caso, la cosa migliore, onestamente, lo ripeto, è chiederci un account del tipo nome e cognome, @condoamministratore.it. Notate che non è un account del tipo @condomani o @usocondomani. Abbiamo fatto una, diciamo, una cosa un po'... un po' così, chiaramente c'è, cioè un po' così, come il gruppo Facebook condoamministratori.it, voi siete, ognuno di voi è un condoamministratore. Chi è un condoamministratore? È colui il quale ha una licenza condomani attiva, non è una persona che non ha una licenza condomani. Tutto questo discorso decade, l'evento è aperto a tutti, però diciamo nel caso quell'email non sarebbe condivisibile. Come si fa quindi ad attivare? Mi mandate un WhatsApp, banalmente, se avete il mio numero di cellulare personale, se non ce l'avete, chi ce l'ha non lo scrive in chat per favore, ma manda un'email a info@condomani.it, vi scrivete qual è il vostro cellulare, ci contattiamo, facciamo una chiacchiera al volo, facciamo una prova. Durante l'assemblea, quando diamo supporto, mi è capitato con Stefano, mi è capitato con Emiliano, mi è capitato con Sabina, che loro hanno dato il cellulare nostro personale al condomino che non si riusciva a collegare e gli abbiamo dato assistenza telefonica. Perché? Perché magari in quel momento l'amministratore stava gestendo le deleghe, stava impostando il verbale ed era un attimo preso sostanzialmente dal fare altro e non riusciva a fare, un po' dall'emozione per la prima assemblea, ad esempio Emiliano la prima volta, ma la seconda invece no, non lo abbiamo supportato, ha fatto tutto quanto da solo con Sabina. Per la prima volta vi diamo supporto. E perché lo facciamo? Lo facciamo, ripeto, gratuitamente. In questo momento ci sono tantissimi eroi che stanno facendo tanto. Noi non possiamo essere eroi, assolutamente no. Però quel piccolo minimo che ognuno di noi può pensare di poter fare per il prossimo da casa, e che lo facesse, per favore. Stando a casa, stando sostanzialmente a casa, che già è fare qualcosa per gli altri. E quindi non so se Mimmo ti ho risposto anche agli altri. Volete fare un'assemblea? Non spendete un euro, volete una tecnologia vostra così rimane tutto quanto con voi, il costo potrebbe stare, ne so, su 10 euro al mese, sostanzialmente un account Google di quelli molto particolari, di questo si tratta. Ma anche se lo doveste addebitare, ma non sto dando questo suggerimento, al condominio, se nel frattempo magari voi avreste fatto un'assemblea e affittato una sala condominiale di 60, 70 euro, 100 euro alla volta, dipende quanto è grande la sala e quanto è grande il condominio, solo un account Google vi costa sostanzialmente di meno, magari già condividerlo per 4-5 assemblee ve lo siete sostanzialmente ripagato. Non sto dicendo non sto dicendo di farlo, è solo una questione economica. A voi per eventuali domande, e a chi vuole, pare qualcuno aveva preso il microfono, quindi lascio a voi. Sicuramente Sandro voleva fare un appunto dall'Aquila. Sandro, ci sei ancora? Bene, una considerazione, no, Sandro ancora non c'è, c'è qualcuno che vuole farci una domanda online, vuole prendere il microfono, deve premere il pulsante, sì, e farci una domanda. Vai Benedetta, da Tivoli, giusto? Sì, avevo scritto nella cosa, aspetta, pensa che c'è una cosa, vabbè. Volevo sapere se modificando il regolamento condominiale si faceva legale la questione, perché a me sinceramente io non ce l'ho l'emergenza da gestire, io l'ho fatta tutte a gennaio, metà febbraio le riunioni mie, quindi adesso ho il rigiro di quelli che non hanno deliberato alcune cose ma non sono importanti. Però ci tenevo, io lo volevo studiare per dare questo servizio ai condomini, e siccome ci abbiamo tutti nel condominio il bastian contrario o pensionato o quello che gli piace dire ah ti sei sbagliato, non è legale questa cosa, e poi gli altri gli vanno pure dietro. Allora volevo cercare di ovviare tutto questo e volevo capire se già partendo dalla modifica del regolamento condominiale, che è più semplice per noi piuttosto che chiedere al legislatore di parificarci alle società, facevamo prima. Vado io?
A te tocca. Allora, in realtà, usciamo un attimo dalla situazione contingentata, ok? Parliamo dei condomini classici, quindi la prima casa e via di seguito, non parliamo dei condomini seconda casa, dei condomini quelli che io definisco turistici, per cui sicuramente una stabilizzazione può essere utile perché fissiamo le regole del gioco fin da subito e nessuno ci può dire nulla. Usciamo da questa situazione di emergenza contingentata, andiamo nella vita classica. Noi stiamo soltanto offrendo ai condomini un'opportunità in più e diversa per partecipare. Quindi si trovano nella possibilità di scegliere tra non partecipare, partecipare fisicamente, quindi spostandosi da dove sono loro, da casa, da qualunque posto, eccetera, per venire in assemblea, oppure da dovunque sono, casa, lavoro, vacanza, quello che sia, partecipare a distanza all'assemblea. Secondo me, di base, non è necessario regolamentare nulla, perché diventa soltanto un'opportunità in più che noi offriamo. Sicuramente va disciplinato la procedura da seguire perché tutti quanti possano avere le idee chiare e non dire «Ah, ma io non lo sapevo, non era chiaro, non avevo capito», e poi si tratta soltanto di cliccare su un link, che è veramente semplice, cioè condomani.it/Pippo Pluto, il nome dell'assemblea o magari il nome stesso del condominio, quindi diventa veramente facilissimo, e quindi o cliccare su un link che viene mandato per mail diventa veramente semplice e banale partecipare all'assemblea. Sicuramente regolamentarlo può essere importante, uno per escluderlo, come dicevo anche nel mio parere, perché i condomini potrebbero anche decidere l'unica modalità in cui noi vogliamo fare l'assemblea. È chiaro che mi sto autocastrando, ma è una delle possibilità che possono avere. Non le voglio in via telematica in nessun caso, e quindi mi prendo questa informazione e me la porto a casa. Oppure si possono tenere in modalità telematica a determinate condizioni, oppure si possono anche tenere in modalità telematica, appunto. Poi sta. Grazie Peter, Peter. Io invece ho parlato del costo della sala, però effettivamente poi mi sono ricordato che nel caso specifico per l'assemblea di Sabina a Novara voi avevate esattamente un costo della sala. Quanto avete sostanzialmente risparmiato? Faccelo sapere. Allora, in realtà la sala dove di solito convochiamo noi le assemblee è una sala dell'oratorio, e l'offerta comporta un oblo di 55 euro in realtà e quindi insomma è stato positivo anche questo risparmio, perché voglio dire sono comunque dei soldi che abbiamo potuto evitare in questo modo. Ecco, un account di questo tipo, una decina di euro al mese. Senti, io lascerei invece ora, siccome vediamo se ora mi sente, a Sandro dall'Aquila, vediamo se ora c'è, per fare questa domanda a Peter. Nel frattempo invece che Sandro prendi il microfono, devi cliccare sul microfono e parli, nel frattempo, quindi quando vuoi interrompimi, nel frattempo che arriva questa domanda, io invece vorrei arrivare sulla durata. La durata di queste assemblee, sì ci sei Sandro, aspetta un attimo che finisco solo questa e mi fai la domanda. La durata delle assemblee, è chiaro che faccio una premessa, lo chiedo a Stefano, lo chiedo a Sabina e Emiliano, magari all'inizio dell'assemblea c'era un salutarsi sull'emergenza e un a livello tecnologico gestire, immaginiamo che fosse già la seconda assemblea, sono durate di meno, di più, in media? Onestamente non so la risposta perché non so quanto vi durano mediamente, ma vi sono state più snelle, normali, peggio, come è andata? A mio avviso è stata più snella. Più snella, sicuramente più veloce. Scusa. No, perdona me. Sicuramente la facilità di comunicazione aiuta a snellire la situazione. Poi tutto dipende dai punti all'ordine del giorno. In media è durato uguale, diciamo, non è cambiato molto. Emiliano? Ma sono d'accordo sul fatto che... allora, quella di Novara è stata più snella perché sono stati molto attenti col fatto di essere tutti con gli occhi sullo schermo e la possibilità di evidenziare i punti che gli leggevi. Noi siamo soliti leggere la nota sintetica, illustrare il bilancio patrimoniale, soffermarsi su delle cose che riteniamo utili e passino come concetti.
sono stati molto attenti. Quella di Castelletto è durata un po' di più, non tanto il classico preventivo scelto dell'amministratore, cioè consuntivo scelto dall'amministratore preventivo, ma con questa occasione di vedersi nelle varie eventuali abbiamo proprio chiacchierato e detto: c'è quel cancelletto che ha bisogno di una piccola manutenzione, quest'anno le tinteggiamo le basculanti che è arrivata l'ora, e quindi di fatto poi è durata, diciamo, un tempo normale. Però lo svolgimento dei punti all'ordine del giorno è stato estremamente più efficiente. Sicuramente possiamo dire che è stato, questo lo dico io, è stato piacevole, come dicevi tu all'inizio, vedersi fra i condomini. Andiamo a Sandro, e poi sicuramente Maria Teresa forse voleva, la saluto, vuole intervenire, che vedo che è il microfono attivo. Vai Sandro? Sì. Abbiamo sentito il sì, quindi vai. Il mio intervento, no, purtroppo Sandro non ti sentiamo molto bene, sentiamo una parola sì e una no. Se vuoi magari me la scrivi e me la mandi, o me la scrivo e mi mandi un WhatsApp audio e poi lo vado a riinterpretare io, e non riesco a sentirti. No Sandro, non riesco, non perché non so quale sia la tua domanda, che veramente no a tratti. Mi sentite? Ora sì, vai. No. Niente Sandro, niente, passiamo al prossimo. Vado con Maria Teresa, forse vuoi raccontarci qualcosa? Sì. Ciao a tutti. Pronto? Mi sentite? Vai Maria Teresa. Allora, no, buongiorno a tutti. Io sono in isolamento sul lago di Como, è vero, una giornata bellissima, però sono a casa in isolamento. Io quello che volevo chiedere, avevo mandato anche un messaggio ma non so se è arrivato, prima Peter Levis diceva per la firma digitale, ma un segretario e un presidente che non hanno la firma digitale può essere fatta in scansione immediata, cioè invio scansione, firme, rinvio e poi spedire il verbale a tutti? Sì, sì, l'avevo detto, non è escluso. Ah, e forse sono, non è escluso, ah. Si può anche ragionare in questo senso. Ah. Facendo perciò e posso fare un'altra domanda? Oppure ti carichi le firme su condomani in maniera preventiva? Esatto, poi al massimo io mi controllo, poi verifico. E un'altra cosa, che magari mi sono collegata tardi e mi sono persa magari il pezzettino iniziale. Io avevo provato a lanciare condomini la possibilità di un'assemblea online. Sono un piccolo condominio, tutte di seconde case, in provincia sempre di Lecco, a Colico. Gli altri arrivavano tutti da Milano. Il mio problema era... quasi tutti favorevoli, tre hanno detto no assolutamente. In questo caso mi potevo lanciare a farla e chi se ne frega se i tre erano negativi, erano contrari, e poi intanto sapevano che poi si collegavano magari. Sì, perché allora, di là che la domanda di Chiari è sempre pertinente, da capire per quale motivo e qual era la loro paura. Probabilmente loro avevano paura che venisse registrata e mandata in giro, e quindi sarebbe anche questo un contatto personale da fare per risolvere il problema e ottenere poi il consenso. Ribadisco. Scusa Peter, potrei aggiungere una cosa su questo. Una delle paure, non so chiaramente i condomini, cioè nel senso, la ipotizzo io, potrebbe essere che si voleva deliberare, non lo so, un lavoro di 10.000 euro, quindi a me toccano 1.000 euro, preferisco non fare l'assemblea così non la deliberiamo. Potrebbe anche essere questo, No, era un'assemblea classicissima, non c'erano particolari problemi, perciò sapevo che mezz'ora la facevo quello, esatto. Può essere la diffidenza, può essere effettivamente capire il motivo della diffidenza, il motivo del no, può essere sicuramente interessante per gestirlo e trovare una soluzione alternativa. Però in realtà, ribadisco, non dobbiamo chiedere il permesso per fare l'assemblea. Offrire la possibilità di partecipare poi è una tua scelta. Se tu non vuoi partecipare, peggio per te. Se vuoi venire a studio, vieni a studio dove faccio l'assemblea, ma sappi che non ti farò entrare per motivi di sicurezza in questa situazione contingente. Esatto. Nel prossimo futuro, Iari, perché vedo lui, no? Di nuovo, Iari, se vuoi puoi venire a studio, se non vuoi perché sei lontano puoi collegarti, se non vuoi venire a studio, se non vuoi collegarti, non è che è un motivo di nullità o annullabilità dell'assemblea. Sei tu che sei una testa di capo che non puoi partecipare e vuoi far saltare il quorum, ma vuoi creare problemi e compagnia bella. Ok, grazie. Posso fare io un abbraccio virtuale. Vai Iari. Dunque, io ho due domande. La prima è quella proprio della fase di gestione dell'assemblea.
Ho riscontrato per fortuna. Scusa, un attimo, Maria Teresa. Ok, c'è il video, l'hai lasciato acceso per sbaglio. Ve lo dico per la tua privacy. A noi fa piacere vederti, ovviamente. Te lo volevo cucina poi ancora di più. So. Magari ci cucina qualcosa, ti cucina qualcosa nel frattempo e ce la mangiamo, dai Maria Teresa. Dunque, allora, dicevo, qui siamo riusciti a gestire la situazione al meglio, ma mi domandavo in assemblea l'alza la mano, cioè quando le persone vogliono prendere la parola e si trovano tutti a distanza, ok? Volevo capire come avevano gestito Emiliano, Stefano e l'altra. Faccio un esperimento io e ti rispondo subito. Visto che una delle tecnologie che abbiamo utilizzato è questa di Google Meet, ora chiedo a tutti i partecipanti residui, con cui mi scuso che siamo un po' lunghi, di dirci ciao, di aprire il microfono e dirci ciao. Vediamo un po'. Ciao. Okay, siete favorevoli a votare il punto all'unanimità? Dica sì, ciao. Chi è sì? Sì. Chi no? Chi non lo vota? Ecco, qualcosa del genere, no. In maniera più ordinata. No, non è tanto il momento della votazione, perché sicuramente... No, l'ho preso un po' a scherzare. La cosa è che stiamo testando, non so se siete accorti, con la scusa vi stiamo facendo testare da condomini come potrebbe essere un'assemblea. C'è un leitmotiv in alcuni miei interventi su questo. Così quando mi chiedete, ma come si fa un test? Io vi risponderò, ma l'abbiamo fatto dalle 11 alle 12, vai Iari. Quindi volevo capire come avevano gestito la situazione, non so se loro fanno le assemblee insieme oppure sono separate, non so. Adesso sicuramente separate, credo, non so come l'hanno gestita. Vedo Emiliano col microfono attivo e il bambino dietro. Adesso, vabbè, sentirete il bambino piangere, ma... No, ho sempre detestato la Montessori, siamo per la... vero Bob? Va bene. Detto questo, ma allora, in realtà noi, grazie a Dio, devo dire, abbiamo condomini ben educati, come io penso che siano la maggior parte delle persone, e quindi abbiamo lasciato anche i microfoni attivi, abbiamo invitato loro a spegnerli se c'era rumore di fondo, eccetera, ma tranquillamente sono intervenuti. Tra l'altro, se non si è in tantissimi, ma anche se si è in tantissimi, perché ieri sera ho dovuto fare una riunione di un'associazione ed eravamo a un certo punto 40 partecipanti come oggi, chi prende la parola compare a pieno schermo, quindi si può anche vedere il suo volto, il che può aiutare a capire cosa sta pensando, cosa sta dicendo. Quindi no, in realtà non ho misurato, vero Sabina, difficoltà da questo punto di vista. Assolutamente, no, in realtà, confermo. La domanda che ne è venuta, infatti, è... la prima era gratis, la seconda pure. Che hanno rilanciato la notizia del fatto che voi avete fatto le assemblee online. Hai parlato prima del giornalista, piuttosto che... Io amo il marketing, quindi volevo capire che cosa avete fatto per far sapere che avevate fatto questa cosa. Ah, un comunicato stampa. Ah, ok, proprio. Abbiamo fatto una stampa che sarebbe stata tenuta una delle prime assemblee online in Italia, proprio a Novara. Bello, bravo. E abbiamo riscontrato molto interesse, più di quello che noi pensavamo. Beh, di sicuro, anche da parte di, sicuramente, di qualcuno che non è attualmente amministrato da parte vostra, di sicuro. Lo farò sapere, cioè, naturalmente si è aiutato anche l'ottima dottoressa Sesti Osseo a trovare le parole giuste, perché io non faccio il comunicatore né il giornalista, bisogna anche... Sarebbe responsabile comunicazione Condomani, per chi non la conoscesse, perché dietro è con lei che comunica in Condomani. Ecco. E quindi è stata anche questa un'occasione per far parlare di un metodo di lavoro innovativo. In realtà un cliente, in realtà, al quale sto ristrutturando la casa, che è un mio buon amico, che è un giornalista, eccetera, ha detto: guarda che vivi Milano in questi giorni, disgraziati, che è il foglietto, cioè il giornalino dove si dice cosa c'è a teatro, cosa c'è al museo, tutte le cose che si possono fare a Milano, ha fatto gli speciali su come mettere in ordine gli armadi, per capire quanto è cambiata la prospettiva di tutti noi. Quindi se legato a questa emergenza si danno delle speranze, delle possibilità, è molto probabile che la notizia passi, così è stato. Ok, grazie. Ci sono delle domande?
Magari meglio audio, quella in chat l'abbiamo un po' persa perché sono state veramente tante. Quindi non, e volevo non fare una domanda. Ciao Franco, io. Dici da dove sei, ma insomma. Provincia di Roma, Castelli Romani. Allora, la domanda era questa, diciamo, abbiamo parlato del verbale, della formalizzazione del verbale. Io l'avevo messa in chat, però giustamente Antonio mi ha detto che ce l'abbiamo persa un po' le domande in chat. Un parere all'avvocato. Io sono uno dei primi che ha aderito al condomani già dal 2013. E già da allora io nelle assemblee... Quando compresti i condomani, ora me lo ricordo perché questa memoria sì. Sono veramente viva. A proposito, all'inizio io parlavo no, sì. Lavorare ogni dove, ero a mare, chiamai te a mare. Tu pensavi che fossi in ufficio, no, ero a mare, mi ricordo questo momento. A te la parola. Mi fa piacere. Sono serio. Allora, diciamo, io non sono un ingegnere informatico, però insomma l'informatica mi piace. Già prima di acquistare condomani, nelle assemblee io ho sempre portato il mio PC, il libro, qualcuno ha accennato del libro verde, i libri verdi li ho gettati già da parecchio tempo e mi presento sempre con il computer e verbalizzo con il computer. Cosa faccio? Cosa, qui è la domanda, il parere. Cosa ha sempre fatto? Il parere che vorrei chiedere a Peter è questo. Alla fine, quindi diciamo la verbalizzazione è in Word naturalmente, alla fine segretario e presidente salviamo il file in PDF, PDF Adobe dà la possibilità di, e questo Antonio ne sa molto più di me, dà la possibilità di firmare il file con le firme graficamente o anche con firma digitale salvata e una volta che uno ha salvato il file in PDF, cambia, non è più punto PDF, ma diventa sign, quindi firmato, e viene congelato in effetti il file con tutte le decisioni prese, con le firme, fatte digitalmente oppure graficamente sul mouse o sul pad del computer, dal segretario del presidente e viene di fatto congelato con data, ora e tutto quanto. E quindi ho sempre distribuito poi i file sign e quindi firmati a tutti i condomini. Quindi volevo portare questo suggerimento, volevo chiedere un parere a Peter se poi questa era una cosa valida oppure no. Secondo me sì. Sempre Peter, su questa cosa della firma voglio raccontare un'altra esperienza che è quella che abbiamo come prassi noi, insomma, abbiamo fatto anche più volte anche con Sabina in più condomini. Noi andiamo con l'iPad spesso in assemblea, verbalizziamo utilizzando il modulo assemblee di condomani che ci aiuta non essendo noi legali, insomma, e magari ti distrai eccetera eccetera, a fare un verbale veramente fatto bene perché hai millesimi alle teste eccetera eccetera e quindi hai la regolarità e la sicurezza da quel punto di vista. Finita l'assemblea ce lo leggiamo lì. Quando mi ricordo e ha voglia di funzionare, talvolta mi porto anche la stampantina portatile, ma diciamo più o meno con una volta su 20, va così, normalmente lo trasformo in un PDF, cioè in ogni caso lo trasformo in un PDF, cioè condomani ci dà questo PDF, poi tiro fuori la pennina dell'iPad e con una firma grafometrica, quindi con un gesto molto naturale per chiunque, perché è firmare su uno schermo, ormai lo facciamo in banca, lo facciamo un po' dappertutto, lo faccio firmare al presidente, lo firma il segretario e ho un PDF firmato da questi due soggetti che poi pubblico su condomani e gli dico se non mi dite che l'avete ricevuto entro giovedì partono le raccomandate, ah no, non spendere quei 5 euro e tutti dicono l'ho ricevuto. È più o meno la stessa cosa. Certo. No, lasciamo a Peter la risposta. Ma c'è Beatrice.
giustamente a Beatrice avremmo detto che finiremo alle 12, sono le 12.37 e ha ragione. Quindi dacci questa risposta così poi accontentiamo i bimbi e lasciamo i genitori. Fai bene Beatrice. Penso che avete visto qualcuno un attimo un mio moto di sussulto quando sono state dette certe cose. E invito Antonio, magari ragioniamo su organizzare un webinar sugli strumenti informatici per i professionisti, ecco, facciamo ampio, perché in realtà la firma grafometrica è solo prevista all'interno di una determinata architettura, quindi quella dell'iPad, che è vero, ha dell'iPad Pro, quindi l'ultimissima generazione con l'Apple Pencil, è vero non prendiamo iPad Pro e non prendiamo provvigioni. Prendiamo provvigioni se comprate Condomani, ce la prendiamo tutta. Ma se la comprate l'iPad Pro tramite Condomani ci sono le provvigioni perché ci ricaricano, no? No, non le vendiamo. No, scherzi a parte. Cioè, l'iPad Pro, per fare un esempio, perché è la tecnologia che in un unico pacchetto mi consente di avere tutto, insieme all'Apple Pencil, ha la capacità tecnica e funzionale di raccogliermi il tratto, la velocità e la pressione, che sono i tre elementi che caratterizzano la firma grafometrica. Ma l'infrastruttura di quell'iPad non mi consente di salvare queste informazioni sul PDF, cosa che invece fa il sistema della banca quando vado a firmare sulla tavoletta, che mi registra in un documento e lo conserva nei suoi server, queste informazioni che corrispondono, se voi fate una firma classica e poi guardate il foglio, vedrete che ci sono dei segni in trasparenza che riguardano appunto la velocità, il tratto, la pressione, eccetera, che consentono quindi di creare un modello 3D per l'esame e la validità o invalidità della firma da parte del perito. Quindi il problema è che noi abbiamo delle regole nel codice dell'amministrazione digitale che non sono collegate a strumentazioni che effettivamente sono esistenti. Anche l'idea della firma digitalizzata, cioè faccio la scansione e tramite Condomani ho un meccanismo che, se individuo Emiliano come mio presidente, ha caricato la firma e me la inserisce direttamente sul verbale, è un meccanismo che può funzionare, ma alcuni però, alcune criticità. È funzionale su Condomani perché quello che voi scrivete su Condomani è un documento che ha piena validità legale in considerazione del fatto che la combinazione di un utente e password qualifica tutte le comunicazioni e tutte le operazioni su Condomani come operazioni certificate con firma digitale semplice, ma sempre firma digitale è, perché si presume che la combinazione nome utente e password sia mia. Quindi l'abbinamento che vado a fare con il nome di Emiliano, l'autorizzazione che lui mi dà, dirgli che il presidente piuttosto che il segretario a utilizzare la sua firma direttamente in documento, mi salva in tutto questo percorso, perché è la procedura che mi garantisce questo. Ma se io volessi andare, e questo dovrebbe essere il problema reale del condomino, ma il condomino non pensa a questo, se io volessi alterare il documento dopo che abbiamo chiuso l'assemblea e faccio girare un documento alterato dove spunta la firma di Emiliano e la firma mia, quello è un altro discorso. È un problema di infrastrutture e di documentazione che ovviamente non siamo in grado di governare, perché inserire un sistema di firma grafometrica, io mi sono informato, costa circa 5.000 euro e il gioco non ne vale la candela assolutamente. E poi rispondo, facciamo una cosa di Peter, così siamo andati. Considerate che è vero, io apprezzo, infatti lo sa Franco, quello che fa Franco, idem quello che ha chiesto Emiliano, però ritorno sul tema. Siamo in tempo di Covid-19, l'assemblea è anche registrata, ma firmamela anche con una X, firmala anche con un ok amministratore, è valida. Cosa vale di più? Mi stai registrando, alzo la mano, ti dico ok, mi fai vedere il verbale, è vero, nel codice civile non ci sarà scritto che se ti registro con Google Meet vale, eccetera, eccetera, però io ho aperto dei conti in banca con una videoconferenza sostanzialmente, oramai utilizzo banche a livello personale, non a livello aziendale, perché non è possibile, in cui apri i conti senza andare in banca, ma con una videochiamata sul cellulare, ad esempio Buddy Bank, per dirne una, e altro. Siamo in tempi di Covid. Scusa, anche le finanziarie lo fanno alla stessa maniera, fanno quasi tutto ormai in versione direttamente dallo schermo senza avere nulla di firmato. Esatto, poi qui stiamo facendo, come si dice, un incontro con i condomini, quindi come condo amministratori, diciamo, vero, bene,
ma come al solito chi se ne frega, andiamo un attimo avanti. È chiaro ovviamente quello che dice Peter, ci mancherebbe altro, ma Peter diciamo, condivide quello che dico, e evidentemente ne sono abbastanza sicuro. Chiudiamola così, stiamo facendo un favore alla collettività, non che la collettività migliora se voi fate l'assemblea online, però intanto che siete tutti a casa si decide per il condominio anziché lasciare e decidere di alcune cose magari fra 2, 3, 4 mesi, magari che so, il fornitore di pulizie non può venire in questo mese perché giustamente magari è in quarantena o altro, e si sceglie subito come risolvere il problema con un'assemblea online, ufficiale, non ufficiale o altro. Il tema è: condividete sostanzialmente con i condomini questo momento, perché è utile condividerlo. Ci sono tante altre domande, però io chiuderei qua il meeting, lascio fra poco la parola a Peter per una sua chiusa finale, ha alzato la mano, così vediamo così come si fa con lo strumento, e noi siamo a vostra disposizione gratuitamente, come ho già detto. Peter, vai, così poi dico altre giusto due cose per chiudere finalmente. Sì, giusto una cosa, lo sto vedendo proprio in questo momento mentre stavamo discutendo, sto leggendomi le 72 pagine del decreto che è stato pubblicato stamattina in Gazzetta, e consente proprio la tenuta delle assemblee societarie in deroga anche a quelle che sono le previsioni eventualmente dello statuto per quanto riguarda le società. Quindi evidentemente proprio indice della intenzione del legislatore di eliminare tutti i contatti fisici per quanto possibile, e indubbiamente questo a mio avviso consente, con i dovuti accorgimenti ovviamente, di estendere tutto quanto anche alle assemblee del condominio senza problemi. Quindi, e questo è un bel punto, l'interessante cosa è: nell'SRL si possono fare assemblee online come in condomani SRL se nello statuto c'è scritto che si può fare. Evidentemente se non c'è scritto bisogna andare al notaio a modificare lo statuto, e qui invece mi sta dicendo Peter, senza andare al notaio per questo periodo di emergenza fatele online, e amen. In periodi di crisi come questi, essenzialmente di guerra, ma le case, i condomini non cadono, ma il resto è simile, e escono sostanzialmente tante cose nuove e belle che poi quando finirà la guerra le utilizzeremo sempre, perché ne stiamo approfittando. Se tanti amministratori di condominio, se tanti condoamministratori di condomani faranno assemblee online, chissà se fra X mesi, non so quanto vale X, finita l'emergenza, il legislatore dirà: ma sai, quei condoamministratori hanno fatto questa piccola rivoluzione, erano degli illegali, l'hanno fatto, mettiamolo a norma. È con questo che chiuderei. Per chi sta sentendo questo intervento nel Condo Podcast, perché viene registrato e trasformato in audio, quindi su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Condo Podcast lo trovate scrivendo Condo Podcast, vi saluto e lascio la parola chiave online, come assemblea online, e ringrazio i presenti tutti quanti. Mi scuso per il ritardo nuovamente, ma le domande erano tante, mi scuso se non abbiamo letto tutte le domande, ma finiremo fra 3 ore. Ci vedremo sicuramente mercoledì di prossimo condomani.it/live per un altro It's Condo Time. Mandateci delle mail di proposte, di argomenti, se vi va di discutere, noi siamo qui per passare queste ore con voi, ci va di farlo con tutto il cuore. Saluto e vi ringrazio tutti quanti. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Tutti i microfoni e salutateci. Mandateci pace, un saluto a tutti, grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao. Un abbraccio a tutti. Ciao Antonio, è stato molto utile. Ringrazio a tutti. Grazie Gennaro. Grazie a tutti. Ciao. Per chiudere, sufficiente. Ciao Rossella, ciao. È stato bello che alcuni di voi non avevano ancora mai visto, quindi è stato molto molto bello anche per questo. Ciao a tutti.